Buongiorno amici, ben ritrovati. Questa mattina, sapori dell'India, andiamo a fare il pollo al curry con il latte di cocco. Siccome sto facendo il pane di Nan, che è meraviglioso con proprio queste carni, ricette semplicissime che piacciono a tutta la famiglia. Qui ho due petti di pollo, li vado a tagliare tutti a tocchetti, così. Intanto voglio approfittare per ringraziarvi, veramente ringraziarvi e dirvi che venerdì, aspetta, guarda il calendario, venerdì c'è Agnese qua con me che oggi è a casa da scuola. Agnese, venerdì prossimo è il venerdì 17, a me ha sempre portato fortuna, quindi venerdì 17, 8:30 altra live, perché devo dirvi delle cose, oltre ai ringraziamenti. E tutti questi commenti che non riesco a rispondere, ci sono delle domande che ho piacere di rispondere, quindi chi vuole, chi non ha di meglio, che siete lì in casa, se volete collegarvi, venerdì facciamo una live. E ancora grazie alle persone che ci stanno facendo le offerte, le donazioni per la nostra azienda agricola, che vogliamo aprire un agriturismo per far lavorare i ragazzi autistici. Anche i ragazzi autistici, perché lavorerà tutta la mia famiglia. E come ho già detto negli altri video, tante persone mi hanno scritto dicendomi che non potendo comprare le nostre verdure perché vivono lontano, avevano piacere di collaborare e volevano fare un'offerta. Per cui chi vuole farci questa offerta, ho messo la mia mail sia nella pagina, nel canale, nelle informazioni e la metto anche nella descrizione di questi video. Chi ha piacere di farci un'offerta, aiutarci per tutte le spese di questa azienda, può mandarmi una mail, dopo io gli mando le coordinate. Comunque veramente siete già tanti, grazie, grazie. No, non ci sono parole per così tanta solidarietà. Andiamo avanti con il nostro pollo, vedete, lo taglio tutto a pezzetti, adesso per non farmi una tiritera troppo lunga. Farina. Metto un po' di sale perché così entra un pochettino meglio e poi lo vado tutto a infarinare. Poi lo andremo a passare in padella, ci vuole un po' di zenzero, un po' di spezie. Intanto finisco di tagliare tutto il pollo e poi torno da voi. Allora, ho messo su un wok con della cipolla tritata. Vado a mettere un po' di zenzero così, il solo lavato con la buccia tutto. Lo taglio a fettine piccoline, così. Non ne metto tanto perché Nicola, il suo papà, dopo sbrontola. Questi maschi schifosi. Lascio rosolare. Nel frattempo ho preparato. No, questo non c'entra per il pane di Nanno, nell'altro video. Qui c'è il petto di pollo, guardate, tagliato a pezzettini con la farina. Andiamo a farinare. Allora, se non volete mangiare glutine, questo pollo si può fare benissimo con la farina di riso. Cioè, questa cosa qui di infarinare lo potete fare benissimo con la farina di riso che viene cremoso ugualmente. Ok. Ora. E lo andiamo a mettere giù. Questa ricetta è semplicissima. Di una bontà facile, comoda, la si può preparare prima perché la si può riscaldare per le grandi famiglie o con il pane di Nan che sto andando a fare oggi con del riso vicino all'insalata. È un'ottima cena economica, abbastanza sana perché insomma, voilà, così. Lasciamo rosolare, lo rigiriamo e intanto ci prepariamo con un po' di brodo e il latte di cocco. Ecco, per fare questa ricetta ci vuole il latte di cocco che ormai si trova in tutti i supermercati. Ora vi faccio vedere che sul fornello sta solo rosolando il pollo infarinato con la cipolla. Nel frattempo sto scaldando dell'acqua nel microonde dove ho messo una cucchiaiata del mio dado vegetale, poi potete usare qualsiasi dado per avere un po' di brodo. Poi ho 400 grammi di latte di cocco, ce ne andrebbe anche un po' di più, ma ho questi due in casa.
Ora lascio cuocere e rosolare, alzo un po' la fiamma, il pollo. Deve essere tutto ben rosolato. Allora, adesso il pollo è quasi tutto rosolato. Guardate quello che faccio. Io ho preso una carafa, ho messo a bollire l'acqua nel microonde, ci ho messo un po' del mio dado. Oppure mettete un dado qualsiasi. Posso dirvi che questo liquido è... Oddio, quanto vedo poco. 600, circa 600 ml, 600 grammi di acqua calda con il dado. Poi se avete del brodo già fatto buono di carne, tanto meglio, eh. Abbasso un po'. Vado a mettere il curry. Lo vado a mettere qua dentro. Guardate, saranno 2 cucchiaini, 1,5 cucchiaini. Queste sono le dosi per 2 petti di pollo, che avete visto, non sono enormi. Non ne faccio tantissimo perché abbiamo anche altro. Vado a mescolare e poi aggiungo 400 grammi di latte di cocco. Ci sono i brick così piccoli, oppure ci sono anche quello da litro. Questi sono molto comodi se dovete usarne una piccola quantità, ecco, perché dopo, insomma, si mantiene in frigorifero. Quindi ho mescolato brodo, curry e il latte di cocco. Ora, vedete, inizia a attaccarsi, fa un pochino di crosticina. Vedete che inizia a fare un pochettino di crosticina il pollo. Ok. Prima di buttare giù, io gli do un'altra salatina, un po' di sale, perché ne ho messo veramente poco, solo in un po' della farina. Un po' di sale e vado ad aggiungere anche un po' di pepe. Così. Do una mescolata e vado a buttare l'età alla fine a 1 litro abbondante. Sono 600 grammi di acqua e 400 di latte di cocco. Perché se mettete solo latte di cocco non è buono. Cioè viene un sapore non forte, ma stucchevole, si dice. Secondo me, invece così viene una meraviglia. Guarda che c'è ancora il mio dado che non si è sciolto bene. Ok, e quel dado basta per salare un pochettino il brodo. E cioè l'altro sale un po' ci vuole, perché sennò la carne non si sala bene. Guardate che spettacolo, che bello. Adesso vi metto il telefono vicino. Anzi, lo facciamo così in diretta. Guardate, ha una molla, pum, così, vedete, si vede. Guardate che bello. Ora aspettiamo che prenda il bollore, mettiamo il coperchio e abbassiamo e lasciamo bollire una ventina di minuti, non tanto. Attenzione che non si asciughi tanto. Se lo dovete mangiare la sera, lo preparate il mattino, che va, questo è buono anche il giorno dopo, lo lasciate un pelo liquido, perché dopo nel raffreddarsi, un po' come tutte queste cose, si addensa, ecco, meraviglioso, meraviglioso. Adesso vado a fare il pane di Nanne, intanto che questo cuoce, e vi faccio il video anche di quello. Bene, 20 minuti e poi dopo è pronto. Eccolo qua il nostro pollo, quando inizia sotto ad attaccarsi un pochettino è pronto. Vado a spegnere, è meraviglioso, l'ho assaggiato, sale perfetto, va benissimo, è buonissimo. Aspettiamo di impiattarlo, di avere anche pronto il pane di Nanna, e naturalmente il riso basmati qui ci sta da Dio, tenerissimo, vi posso dire che è tenerissimo. Eccoci qua amici, pronto il nostro pranzo. Allora qua abbiamo il nostro pollo al curry con latte di cocco, qua abbiamo il pane di Nanna o il riso basmati, quindi dopo vi farò vedere le due versioni. Allora, questo, che è il mio, io adoro il pane di Nan, ed è molto buono con questo, con questi sughi, ecco. Guardate che bello, cremosissimo. E qua abbiamo il pane di Nan, io lo mangio con questo qua.
Questo qua, uno, mica vero più che ne mangio solo uno, eh. Comunque, vedete, io lo adoro con questo. Oppure abbiamo l'altra versione, prendiamo un altro cucchiaio. E questo piace molto sicuramente ad Aurora, che è un amante del riso. E questo, il nostro pollo con il riso basmati. Proprio semplice, semplice, eh? Riso basmati è già al suo profumo lui. E così abbiamo il nostro con il riso basmati. Bene, pollo al curry con latte di cocco, è buono anche al curry. E nel mio canale trovate la ricetta, però con latte di cocco qualcosina in più. Va bene, provate anche questi profumi dell'India, sapete in India si mangia benissimo. Bene, è stato un piacere ancora, ringrazio tantissimo le persone che ci stanno facendo le donazioni. Io continuerò a mettere, perché proprio siete voi a chiedermelo, la mia mail nella descrizione sotto al titolo del video dove c'è la ricetta, metterò la mia mail. Chi ha piacere di fare questo gesto grandioso, meraviglioso, perché veramente anche un euro apprezzato per questa causa di questo agriturismo che speriamo al più presto nasca, insomma io veramente, ma vi ringrazio con tutto il cuore, e venerdì 17 novembre 20:30 facciamo una live.